Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su un gioco italiano dai 68K Studios, come vedete dai nomi qua sotto, che ringrazio per avermi mandato il gioco. Siamo su Ludus Mortis, un gioco d'altri tempi se vogliamo, perché riprende quello stile di gioco che era dei vecchi Might and Magic, che è stato con Legend of Grimrock 1 e 2 e tanti altri. Il gioco è ambientato nell'antica Roma, nel IV secolo d.C., dove il Senato, sempre più corrotto, si è dedicato alla necromanzia. Ha evocato dei mostri e questi mostri si sono rivoltati contro il popolo romano. Quindi noi, usando quelli che una volta erano i gladiatori usati per i giochi, nel Colosseo così, li riutilizziamo per difendere il popolo romano. Questo è a grandi linee. La cosa che può lasciare magari un pochino interdetti è la struttura dei menu che ci ho messo un attimino a capire, non ho ancora padroneggiato appieno, ma qua abbiamo la possibilità di vedere e di creare i nostri gladiatori. Quindi il party attualmente è composto da queste 4 persone e qui sulla destra, in basso, scegliete quali mettere davanti e quali dietro. Qua abbiamo la possibilità anche di andare a vedere le skill e gli incantesimi, perché ognuno ha una classe e vedete le abilità passive, quindi qua si possono andare a sbloccare. Possiamo salvare i vari gladiatori nell'isola, perché? Perché noi possiamo andare ad assoldare quanti ne vogliamo, nel senso che li creiamo. Quindi possiamo dargli delle statistiche a caso o decidere noi i punti, io vado a caso. E andando avanti abbiamo modo di scegliere la classe, ce ne sono ben 8 di tipo offensivo con le loro abilità e poi ce ne sono altre 6 di tipo magico, quindi Vestalis che è più una guaritrice e così via. Una volta scelto questo qui, Gladiatrix, hanno le skill, sono importanti perché ce ne sono alcune che ci consentono di usare Grimaldelli, di fare una ricerca della stanza alla ricerca di tesori e oggetti. Ecco, abbiamo i tratti negativi, uno positivo e uno negativo, oppure nessun background. Possiamo fare nome casuale con la voce femminile, nessun background, se no ci sono dei perk e dei malus, e creo il personaggio. A questo punto il gladiatore è membro del mio Ludus e quindi lo abbiamo qua in gestione del party, ma non possiamo sceglierlo perché ce ne abbiamo altre già. Io posso eliminare lei, la tolgo e metto questa. Le facce non sono tantissime, infatti ne ho 2 che sono assolutamente identiche, peccato. E vabbè, ho fatto la cavolata, ma va bene. Dopodiché abbiamo dei personaggi. Qua abbiamo Retor, che praticamente ci fa rivedere il video iniziale, più i vari video che si sbloccheranno, le varie cutscene del gioco. In sintesi, la prima è questa, dove ci spiega con un tono molto solenne quello che è successo nell'antica Roma. Qua ci sono gli argomenti, quindi il tutorial. Quindi la possibilità di vedere come fare il party, come fare tutto, e i trofei che andiamo a sbloccare. Qua abbiamo Faber Ferrarius, che invece è la possibilità di craftare, usando delle risorse che troviamo nelle avventure, delle armature e delle armi che io attualmente ho assegnato a tutti, ma quasi. Non a tutti, ma quasi, voglio dire, perché questa non ha ancora un equipaggiamento, quindi equipaggiamento del party. Vado sull'ultima, che vedete non ha niente. E lei è una Gladiatrix, quindi questo qui tra l'altro l'ho recuperato in una run che ho fatto prima, quindi io gli do quindi è a 2 mani più l'elmo che anch'esso l'ho trovato e basta, andiamo così. Gli altri, il druido, l'architectus, il templum, la taberna, il gymnasium, sono tutte cose che si sbloccheranno andando avanti. Qua abbiamo il numero di gladiatori, qua abbiamo l'ambrosia che ci serve per far rivivere i personaggi caduti in battaglia, ma in realtà credo che sia valido, adesso poi lo sviluppatore magari vedrà il video, potrà correggermi, perché al momento
non sono in hardcore mode, quindi se muoiono, non muoiono definitivamente. Infatti io me li sono ritrovati vivi. Comunque, andiamo alle catacombe, la prima missione. Quindi qui si assolda un mercenario se si ha bisogno di qualcuno in più, ma non mi interessa, iniziamo con il nostro party. Il party è composto da queste persone qui. Abbiamo i movimenti, abbiamo la mappa in alto a sinistra, a quadrati. Quindi vi dicevo che era Legend of Grimm o cose del genere. Insieme alla possibilità magari di interagire con l'ambiente, perché prima di partire, adesso non ve l'ho fatto vedere, era nella schermata di prima, potevamo acquistare delle razioni, delle torce per poterci vedere al buio, dei grimaldelli, degli occhi di Argo e delle bottiglie di vino per il morale. In alto a sinistra, sotto la mappa, c'è la percentuale che abbiamo di poter subire uno scontro con i nemici. Qualora invece noi premessimo su uno dei gladiatori, abbiamo la possibilità di usare la pozione divina, scegliere le skill del personaggio e abbiamo anche la possibilità in questo caso di provocare. Queste sono le sue abilità. Se andiamo sugli altri, avranno abilità un po' diverse. Mentre qua in alto abbiamo la possibilità di usare una razione, recuperare il 10% della stamina. Accendi una torcia. Il gioco è tradotto in italiano, mancano ancora alcune frasi. Il gioco è italiano, ovviamente l'hanno sviluppato prima in inglese. Accendi una torcia, segnalo il refuso di accendi, per vedere meglio e quindi aumenta le chance di trovare oggetti durante una ricerca. Qua abbiamo gli occhi di Argo, visione magica per, anche lì c'è un refuso, giusto per segnalarlo. Visione magica, evidenziati muri illusori e potrai vedere entità invisibili. Quindi ci sono anche passaggi segreti. Bevi del vino per il morale. Abbiamo lancia una roccia per controllare i muri o per attivare una trappola. Cerca intorno a te per trovare oggetti nascosti. Quindi io adesso, tra un attimo, lo facciamo. Apri l'inventario, cambia il tasso di incremento di livello di allerta. Leggi l'archivio dei messaggi, apri la mappa, torna al Ludus e le impostazioni. Quindi noi continuiamo da questa direzione con la Q e la E mi giro. Ogni passo che fai aumenta il rischio di essere attaccati. Ok, lì vedete che c'è del sangue. Io vorrei vedere se c'è la possibilità di lanciare un sasso. Questa è una cosa bellissima, secondo me. Non succede niente, quindi. E per quanto sia un po' magari ostico che spavento. Ostico il sistema di controllo, la mappa aiuta tantissimo. Ora, il combattimento è a turni. Inizia lei attacca da dietro e ovviamente essendo dietro non può attaccare con la lancia, quindi no, ce l'ha fatta, il forcone o la lancia comunque funziona anche da dietro, mentre le spade no. Ha mancato, peccato, passiamo, ora tocca a lui, è attaccato, lei ha veramente pochissimi punti vita, lui può fare lo spezza armature, lo attacca, gli fa un bel po' di danno, non può fare nient'altro, passa il turno. Lei può curare o attaccare. Vedete che non può attaccare perché è fuori dalla portata. Quindi usa la cura su se stessa e si cura. Proseguiamo. Musica un po' anche metalleggiante, se vogliamo. Allora, attacco, 5 punti danno. Perfetto. I disegni sono fatti molto bene, devo dire. Lui si è messo in difensiva. Ci sono tantissime abilità, eh. Lei non attacca, è fuori portata. Si può shiftare con un personaggio scegliendo la freccia. Può scambiarsi e andare avanti, però non credo. Vedete che è andata avanti. Può attaccare. Ok, adesso ho io. Che male. Ha fatto un bel botto. Tocca a lei che potrebbe andare. No, lei può attaccare. Toglie 6 di danno. Passa il turno. Adesso tocca a loro. Tocca a lui. No, tocca a lui. Ok, lui fa un bel danno con questo. Perfetto, è quasi morto il primo. Lui è dietro, non può attaccare, ma potrebbe passare avanti e però perde il turno, mannaggia. Lei non può. Però lei decide di bersi una pozione e si cura. Ora lui si rinforza, lei può attaccare, la ma lo manca. Aia, aia. Danno il primo andato. Ok, iniziamo a fare danni al secondo. Mancato. Mancato. Lei non può. Però lei passa avanti e attacca. Ok, non ho capito perché lui non può. Comunque, attacca. Bene.
doppio colpo, no, devo capire bene le regole in effetti. Lui non può, ma passa avanti, ma non attacca più. Mannaggia, la spada corta, tra l'altro. Danno. Doppio, ma non lo fa. Riattacca, manca. Attacca anche lui. Ci sono anche i punti che vedete che può utilizzare. Fuori dalla portata. No. Probabilmente per passare avanti lui consuma troppi punti. Ok, è andato. Abbiamo ottenuto punti in questa catacomba. Perfetto. Anche del loot. Pezzo di metallo. Qui c'è qualcosa. C'è qualcosa. Aspettate che provo a... Vedete che poi ci sono tutti questi danni qui. Di cose ce ne sono veramente tantissime. Messaggi? No. Aspettate che continuiamo a vedere quello che c'è qua. Salva e torna. Cambia il tasso. Ok, no, questo non l'ho capito perché possiamo cambiare il tasso di livello di allerta. No, abbiamo la possibilità di accendere la torcia e ci vediamo meglio. Ma non so cosa sia questo. Vediamo se c'è qualcosa di... No? Lanciamo il sasso. Non so se ce li ho illimitati. Lanciamo ancora. Devo trovare se c'è un tasto veloce, ma... Comunque, intanto stiamo avanzando. C'è del sangue qui. Ormai è troppo tardi. E vediamo se abbiamo modo magari qua di usare quell'abilità là, quella che ci... continuo a sbagliare, continuo a premere la I. Usare questo, visione magica, muoi... Ok, l'abbiamo usato. Vedete che è rosso, adesso avremo un nemico contro. Non so cosa vuol dire questa scelta qui, comunque. Ok, ce n'è solo uno però. Attacchiamo, mancato. E lei è rimasta davanti. Lui si scambia, però per attaccargli ne servono tre per muoversi due, quindi perde il turno così, purtroppo. Ok, doppio colpo, molto bene. Lei attacca lì due volte, ottimo. Lui ci fa molto male, attacchiamo anche noi due volte. Una volta mancato, una volta no. Lei dietro non può fare nulla, però lancia la cura. No, non la lancia ancora, non è il caso. Lui può usare questo colpo, il pugno martello, ma non può. Ma se io gli facessi cambiare... Allora. Sto cercando di capire. Lui non può. Allora passa il turno. Vediamo se il prossimo turno lo può fare. Anche lui non lo può fare. Passa il turno anche lui. Attacca lei. Due volte, manca tutte e due. Lei non può. Vediamo se adesso lui... ci ha fatto molto male. No, non ha recuperato i punti, purtroppo. Comunque l'abbiamo ucciso. Andiamo sopra, prendiamo Grimaldello. Perfetto. Qua c'è qualcosa. Attenzione, c'è una pietra qua per terra. Quindi proviamo a lanciare... No, dobbiamo andare indietro di uno. Proviamo a lanciarlo. Scatola con un arco, molto bene, perché l'arco magari lo possiamo dare a una delle due. Vediamo un po' l'inventario. Lei tira pugni, però allora questa usava la lancia, il tridente, sì. Questa invece deve andare avanti ogni volta perché ha solo il tira pugni, ma se io gli do l'arco dovrebbe attaccare anche da lontano. Perfetto, possiamo riposarci. Possiamo riposarci con questo? No, abbiamo consumato le razioni di cibo. Comunque vedete che dobbiamo usare la mappa. Scudo comune, quindi magari glielo diamo a uno di loro che non ha ancora lo scudo, dei due ragazzi qua. Questo ce l'ha, questo no, glielo do a lui. Bene, andiamo avanti. Vedete, il senso dell'orientamento non è un granché, ma la mappa, il mio senso dell'orientamento, infatti la mappa è utilissima. E alla fine di questa cripta c'è il boss. Vediamo cosa riusciamo a fare, ma probabilmente qua ci lasciamo le piume. Qua vedete possiamo scegliere, non ve l'ho fatto vedere prima, ma ok, qua ci lasciamo le piume sicuro. Lei attacca con l'arco,
ottimo, fantastico. Doppio attacco. Devono curarsi un po' loro dietro, Allora. Lui beve la pozza. La musica è molto bella. Lei beve cura. No, beve la pozione. E poi non può curare, ma il prossimo giro magari lo fa. Lui attacca. Lei... ho scelto la faccia uguale, però evidenziata qua. Beve anche lei e attacca. Perfetto, il primo andato. Siamo fortissimi. Mi ricorda un non so che di Darkest Dungeon, questo. Questo è bello, bello armato pesante. Credo che l'arco non possa essere usato nelle prime linee a sto punto. Ok. Stiamo giocando al ciapanò. Ok. E questo è bello rinforzato. Non capisco perché lui ha l'abilità ma non la può lanciare. Probabilmente per l'arma che ha. Devo approfondire un po' le dinamiche. Allora, attacco anche con questo. Non so perché l'ho lanciato. Ah, posso scegliere su quale. No, nessuno. Attacca, attacca. Non so perché ho cliccato lì. Dai, che cosa è andato. Poi, il combattimento non è il più dinamico che c'è. Soprattutto quando non avete tante abilità e cliccate andando avanti, avanti, avanti. Però andando avanti io sono sicuro che diventerà molto più tattico anche con l'utilizzo di oggetti e abilità. Le abilità non le abbiamo guardate minimamente, quindi è giusto per dirvi è profondo più di quanto non possa sembrare al primo turno, alla prima giocata, al primo gameplay. Ok. Continuo a sbagliare e vado avanti quando ho ancora cose da fare. Che è già attaccato. Dai, che cosa è andato anche lui. Sempre mancato. Ma dai, non è possibile. Ok, è andato. Ottenuto. Non hanno rilasciato nulla, però. No, andiamo di qua, che c'è. È bagnato. Cinque ligure di ambrosia che quello sono quelli per riportare in vita le persone. Ok. Una porta. Vedete qua non è tradotto. E il gioco è davvero molto interessante. Infatti vedete che lì c'è qualcosa da premere, quindi... Vabbè, intanto attacchiamo, andiamo abbastanza veloci in questo combattimento. Aia. L'altro mi sembra più nudo. Sembra una arpia. Ok. Fortuna ci sei tu. A metà perché... Ok. Prossimo turno curi perché... C'è bisogno di te. Infatti sto qua ci sta per lasciare. Quindi curalo, grazie. Consuma una sorta di mana. Bene. Io mi ero divertito tantissimo con Might and Magic 6 o 7, mi ricordo che era vecchissimo già quando lo giocai, ma mi prese tantissimo. E ovviamente al giorno d'oggi questo gioco è un gioco d'altri tempi, che probabilmente sarà capito molto di più e apprezzato molto di più dai giocatori di vecchia data. In realtà potevamo concentrarci prima su questo, dato che questo qua viene giù come niente. Comunque abbiamo preso la polvere d'argento, il tastino da premere che apre il cancello e ci porta avanti. Allora, io direi che a questo punto di là c'è il boss. E quindi magari si può provare. Abbattiamo prima questi.
Eh sì, gli facciamo un gran bel danno a quelli lì. Ok, adesso attacchiamo questo. Me lo segnava come fosse boss, ma in realtà probabilmente non lo è. Ok, tutto secondo i piani. Molto bene, quasi andato. Ok, resta in piedi solo lui. Ok. Non abbiamo bisogno di cure. Mi sembra che siamo anche abbastanza equilibrati. Bene. Lui ci fa un danno comune. Oh, abbiamo fatto critico tipo. Ok, un altro forcone. Una cassa con un'armatura e poi dovremmo ridistribuirle. E questa è ancora più bella. Qua c'è qualcosa? Aspetta, io premo. C'è la pietra? No? No, non era il boss, era solo un nemico. Insomma, abbiamo lootato altra roba. Quindi ragazzi, qua la mappa andrà avanti. Vedete che c'è tutta la mappa del dungeon dove ci sarà l'uscita, il boss finale e così via. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo titolo, perché è veramente molto 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 carino. Vedete, centurione non morto. Abbiamo le chiavi, non abbiamo mercenari ingaggiati. Non so se possono giocare oltre a questi, dovrò approfondire. Pian piano stiamo ottenendo varie risorse. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, come sempre. Alla prossima e ciao ciao!